Colori in libertà, benvenuti a Martina Franca. Da domenica 11 a sabato 17 ottobre ci saranno 6 zone a colori per farvi fare uno shopping veramente fantastico. Come mai è nata questa voglia di identificarsi come strada? Perché volevamo fare qualcosa insieme tutti e ora abbiamo pensato di fare 3-4 eventi all'anno per portare la gente in strada, diciamo, per farli divertire un poco, perché è giusto che non solo devono comprare ma anche si debbano divertire le persone. Gran bella cosa che autonomamente i commercianti di Viale della Libertà si siano uniti per dire valorizziamo questa strada, valorizziamo il commercio a Martina. Cominceremo domenica pomeriggio alle ore 17, sarà chiuso il traffico, non ci saranno le auto, quindi potranno portare tutti i bimbi anche a passeggio e ne vedrete delle belle. 6 colori, 6 zone dove troverete uffici, negozi che vi daranno sicuramente delle ottime promozioni. Ma prima di finire, sempre in compagnia del presidente Claudio Pastore, io vorrei andare a scambiare proprio 4 chiacchiere con la vicepresidente Marianna Acquaviva, vicepresidente del Comitato dei Commercianti di Viale della Libertà di Martina Franca, una donna che prende in mano anche la situazione con Claudio Pastore per dire cambiamo qualcosa. Cosa? Innanzitutto cambiamo la ideologia dello shopping, nel senso che passeggiare in una strada deve essere ricco di entusiasmo per le persone, non solo a livello di acquisti ma anche di atmosfera, di eventi e di bellezza della strada stessa. Quindi ci stiamo impegnando sia con il comune a richiedere delle migliorie per la strada e sia noi stessi con il comitato organizzativo a creare degli eventi, ormai da un anno a questa parte se ne è parlato, insomma si è visto in altre circostanze, che possano portare più gente nella nostra strada e soprattutto ammirare la completezza dei negozi di questa strada e la possibilità di trovare tutto qui senza spostarsi in altre città o in altri centri commerciali. Il tutto non si deve ridurre a fare un acquisto veloce, ma cercate proprio di regalare anche alla clientela un'atmosfera bella, un momento da ricordare. Sì, cerchiamo di trattenere la nostra clientela in questa strada durante gli eventi, al di là degli acquisti, di offrire dei servizi che vanno al di là della vendita, ma proprio un modo per trattenersi nella nostra strada e ammirare. Infatti l'obiettivo dell'evento dei colori, che questo qui richiama proprio questo, far passeggiare le persone tra i colori, tra la bellezza dell'autunno che non è detto sia scuro ma anzi sarà coloratissimo in questa strada, e quindi far capire anche alla persona a che colore appartiene e qual è il negozio più giusto per sé. A parte le 6 zone colorate, io inviterei anche Claudio Pastore ad avvicinarsi, così abbiamo sia il presidente che la vicepresidente del Comitato di Viale della Libertà di Martina Franca. Quali saranno gli eventi che ci saranno in questi 7 giorni? Si comincia, come abbiamo già detto, domenica pomeriggio 11 ottobre. Cosa ci sarà? Ci sarà un DJ che terrà musica per tutta la strada, tramite l'impianto di filodiffusione che abbiamo già creato. Ma all'interno del negozio che cosa regalerete ai clienti che vengono a trovarvi? Sarà una sorpresa, se lo diciamo anticipatamente non sarà la stessa cosa. Quindi vi allora, aspettiamo numerosi domenica. Il negozio, come si chiama? Shoes Outlet. Il mio negozio avrà 2 colori. Uno sarà riservato a tutti i bimbi con l'arancio di Halloween, mese di ottobre, e dall'altra parte il viola è una sorpresa per tutte le mie clienti, chi vorrà venire a trovarci, offriremo un tè, un dolcetto per tutti. Mi raccomando, fermatevi e cercate il colore arancione e viola. Grazie, grazie, vi aspettiamo, grazie mille. Ci saranno delle promozioni? No, più che promozioni, vabbè, chiaramente ci sarà un allestimento a tema, quindi con i colori arancio. E se in collaborazione con un altro collega di Martina, stiamo cercando con l'Olmo Colmo di Michele Zaurino, probabilmente riusciamo a far collaborare con noi dei ragazzi down che faranno con della carta crespa degli origami a tema, quindi arancio. Un'iniziativa veramente nobile e bella. Grazie. Grazie a lei. Siamo quasi pronti, fino a sabato riusciremo a essere pronti per l'evento che ci sarà domenica. Quale sarà il colore di questa zona? Il colore da me in poi è verde.
E a proposito di attività di Viale della Libertà, qui ce n'è una che è proprio nata da pochissimo, è l'ultima attività commerciale nata in questa strada, un negozio per bambini. In questo mese ci siamo trovate innanzitutto in una famiglia. Quindi, visto che è un negozio per bambini, non mi voglio stancare di dirlo e né voglio stressarvi, però non perdetevi domenica 11 ottobre, venite qui in Viale della Libertà Martina Franca, questo è un negozio per bambini, quindi ci sarà musica, ci sarà veramente tanto divertimento, ci saranno degli eventi, delle sorprese. Delle sorprese per i bambini. Portate i vostri bambini, se dovete fare lo shopping venite qui. Dove stiamo andando adesso, Claudio? Andiamo un po' più giù, la strada è lunga, ecco, ma fin dove arriva Viale della Libertà? Parte da Cristo Re e finisce fino all'altra comitato, chiesa? No, il nostro comitato termina all'angolo con Via Fanelli. Aspettiamo tutti con ansia questo evento, spero che comunque ci possa essere quello che ci aspettiamo, perché stiamo facendo un grande lavoro. Ma ti aspetti anche un incremento delle vendite? Non è quello il nostro intento e penso che non sia l'intento di nessuno. Lo facciamo soprattutto per la nostra Martina. Qui c'è Elite Mode, un negozio che avrà vestito veramente tutta Martina, chi non sarà entrato una sola volta in questa attività. E vediamo cosa pensa Vitina di questo evento. È una cosa fantastica, mi auguro che continua sempre nel meglio, perché Viale della Libertà si era lasciato un po' andare. Io devo sempre ringraziare Claudio Pastor, che è stato lui, anche come serenità, come cosa bella, perché è un bel po' che si vedevano solo i topi di camminare, diciamo. I topi di strada. I topini. Vabbè, quelli ci sono sempre, quelli ci sono sempre, i topi di strada. Ecco. E grazie a lui sta venendo un po' di civiltà in più. Claudio Pastore, lo ricordo, presidente del comitato dei commercianti di Viale della Libertà di Martina Franca, ha preso in mano la situazione, si è trovato anche una bella vicepresidente, Marianna Acquaviva, per far sì che in questa strada ci siano maggiori attenzioni anche da parte forse dell'amministrazione comunale, perché la signora Vitina diceva che c'erano i topi qui, prima, allora significa che veniva anche trascurata dal punto di vista igienico-sanitario. Sì, al 100%, non un po' trascurata, al 100%. Però voglio sempre sottolineare, questa è un'iniziativa fatta a spesa solo dei commercianti di Viale della Libertà. Non hanno chiesto nessun contributo, quindi non vorrei che a qualcuno sorgesse il dubbio, ma sì, sono stati aiutati dall'amministrazione comunale. Tutto con le loro forze, con la loro inventiva e creatività. Che colore sarà questa zona? A me bluet. Agata, cosa pensa di questo evento che ci sarà a partire da domenica 11? Speriamo bene che vada a buon fine. Questa strada era stata un po' trascurata? Sì, è la più bella strada di Martina, però non viene valorizzata come si dovrebbe. Come si dovrebbe, esatto. In questa attività non c'è il titolare, è chiusa, ma è ben funzionante. Questa è la casa dell'acqua. Il costo dell'acqua è 5 centesimi al litro. Qui siamo in un'altra attività, abbigliamento, calzature, Folly Store. Tu sei il titolare? Sì, siamo uno dei titolari, uno dei soci. Domenica ci sarà questa bella iniziativa dell'evento Libertà in colori. Che colore sarà? Gialla. Questa è la donna giovane? Questa è la donna giovane, giovanissima. Questa sarà una zona gialla. Spero che ci siano tanti a visitarci e noi faremo del nostro meglio. E sempre a proposito di colori, dove insomma non trovarli se non in un negozio che vende tappeti, un'altra attività insomma che sta da un bel po' in questa strada. Sì, noi stiamo qui da 1998, io mi sposto di un numero civico, ma comunque stiamo qui su questa strada. Claudio, qui tutti ti stimano, tutti Claudio Pastore, grazie a lui. No, non è grazie a me, è grazie a tutti, quindi a parte che abbiamo un direttivo formato da 5 persone, ma quasi tutti danno una mano per poter fare il meglio per questa strada. Però
c'è una grande stima anche da parte dei commercianti. Non è facile oggi come oggi, che si litiga anche forse col proprio gatto, andare d'accordo con le persone. Si cerca di mediare, un po' lo fai per lavoro, quindi cerco di dare il meglio per tutti. Noi lavoriamo molto più sul serale, sul notturno, però appoggiamo anche noi tutta l'iniziativa che prende il nostro presidente con il comitato di strada. Ci sarà musica? Ci stiamo organizzando con gli altri commercianti di via Michele Casavola, tutti insieme ci stiamo mettendo sia noi che i negozi di Antonio, Mille Accessori, con il parrucchiere. Stiamo organizzando una sfilata con delle modelle. Ah, ecco, una sfilata qui nella traversa? Sì, sì. Quindi un evento nell'evento. Sì. Che colore avrà questa zona? Sul giallo. Siamo sempre sulla cresta dell'onda, pronti per tutti gli eventi. Ecco, quindi a partire da domenica 11, che cosa offrirete ai clienti? Offriremo, la strada offrirà tutto quello di cui hanno bisogno, perché comunque questa è una fiera all'aperto, insomma, una strada bellissima che ha bisogno soltanto di essere pubblicizzata in questo momento. Colore? Viola. Cosa ci sarà per domenica? Ah, questa sicuramente è un'iniziativa a sorpresa, quindi adesso non possiamo ancora dire niente, però possiamo assicurare che sarà una cosa veramente importante fatta su questa strada. Ci saranno anche delle belle sorprese, anche da noi. Siamo qui presenti insieme a tutti gli amici di Viale della Libertà, anche per offrire il nostro servizio a chi vuole usufruirne. Faccio una domanda così, perché chi ci ascolta dall'altra parte, che ha questo tipo insomma di interesse, potrà chiedersi: ma si pagherà per fare un semplice controllo dell'udito? No, già normalmente non lo facciamo, però in occasione di questa manifestazione aumenteremo i nostri servizi. Buongiorno a voi, io sono Angela De Anna, sono la titolare di De Anna Donna. Siamo nel settore d'abbigliamento dal ben 54, perché è ereditato dalla mia mamma. Ma siete quindi stati sempre qui in Viale della Libertà? No, io in Viale della Libertà sono dal 2014 e poi vi aspettiamo per un drink domenica. Questa sarà la zona verde, la boutique si chiama De Anna. Pronti per l'evento? Prontissimi. Prontissimi. Che colore va questa zona? Rosso, per fortuna. Rosso, perché sì. Le piace il rosso? No, perché è più facile per me, per gli accessori. Infatti mi chiedevo col giallo o col verde cosa avrei dovuto fare, però col rosso diciamo che siamo bene. Vi aspettiamo, numerosi pure. Wonderland, un altro negozio storico di Martina Franca, ma che da qualche anno si trova anche qui in Viale della Libertà. Qui potrete sbizzarrirvi a trovare l'oggetto giusto per casa vostra, se dovete fare un regalo, insomma, se dovete partecipare a un matrimonio. Ci sono tante, tante cose belle. Ortofrutta Topo Domenico, sì. E chi non lo conosce, l'Ortofrutta Topo Domenico, qui i prodotti sono di altissima qualità. Grazie. Sarete aperti anche domenica? Certo, staremo aperti, faremo il possibile che riesca nei migliori dei modi. Sto sperando nell'arrivo insomma di tanta gente. Certo, qui si vendono solamente camicie da uomo. Camicie uomo-donna e accessori anche uomo. Donna. Sì. Ringrazio Paola. Che colore sarà questa zona? Noi siamo l'arancio. E sempre domenica ci sarà uno sportello giù degli uffici, come vedete, della Noi Aspim, Noi Consult, quindi potrete chiedere informazioni, approfittatene, perché soprattutto se lavorate risulta un po' difficile farlo negli altri giorni, potrete farlo domenica 11 ottobre a partire dalle ore 17. Cari amici, vi ricordo, Viale della Libertà a Martina Franca è una strada densa di attività commerciali. Ce ne sono proprio di tutti i tipi, se volete vestirvi voi, vostro marito, la zia, la nonna, i bambini. Qui ci sono veramente tutti i negozi. Di tutti i colori, ecco, ce ne sono di tutti i colori. Non solo, se dovete acquistare una casa o venderla, c'è anche l'agenzia immobiliare di Claudio Pastore. Venite a Martina, perché Martina è innanzitutto una bella città. La nostra è una delle strade più belle di Martina, ve la stiamo colorando per farvi divertire. E se l'ha detto il presidente del comitato dei commercianti di questa fantastica strada, insomma, seguite il suggerimento. Grazie a Claudio Pastore e grazie a voi, vi aspettiamo. Grazie.